Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Allora, perdonate l'outfit identico allo scorso video, anche il make-up è uguale, ma sto approfittando per girare più video nello stesso giorno in modo da poterli montare e far uscire per tempo e non avevo molto sbattimento di cambiarmi e struccarmi e ritruccarmi, quindi prendetemi così come sono. Dunque, primo video dell'anno e come dico io non cominciare l'anno col botto se non con un gigantesco book haul? Quindi mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da bere perché vi farò il book haul del mese di novembre e dicembre. Ho tipo una pila di libri che è alta qui, arriva fino a qui, ma parte dal pavimento. Quindi vi lascio immaginare quanti libri ci sono. Partiamo subito perché verrà veramente lungo. Il primo libro che voglio mostrarvi, assolutamente il libro di cui sono fiera, è un regalo di Marco che mi ha fatto per Natale con grandissima sorpresa e sono tipo la donna più felice del mondo. E sto parlando di I miei anni con Freddie Mercury di Jim Hutton. Io di lui già posseggo questo libro nella nuova edizione Mondadori. Questa è quella che ormai è introvabile a prezzi spropositati. Non ci credo di averlo qui. Tra l'altro, è tenuto veramente benissimo. C'è giusto questo strappino qua, ma per il resto è tenuto molto bene. E io sono felice perché quando lo lessi in biblioteca e lo lessi con questa edizione in particolare. E ci sono molto affezionata. Per me è praticamente un cimelio adesso. E sono veramente, veramente felice di possederlo, di averlo tra le mani. Quindi. Non mi sembra vero. È stupendo, è un libro che io consiglio sempre di leggere per chi vuole conoscere a fondo Freddie Mercury. Se avete già letto una sua biografia ma volete sapere di più, qualcosa di più della sua vita privata, di com'era lui in generale nel privato, leggere questo potrebbe essere un ottimo modo per conoscerlo al meglio, perché Jim Hutton comunque era il suo compagno, era colui che l'ha seguito fino alla fine dei suoi giorni e è straziante, ma anche molto molto bello, vi fa sorridere, vi racconta aneddoti che solo Jim poteva conoscere e è veramente stupendo, davvero. Se amate Freddie Mercury, questo è un libro per cui dovete passare. Poi appunto Mondadori per fortuna l'ha ripubblicato, quindi tra l'altro in un formato più grosso, mi sto rendendo conto. Vabbè, comunque sta di fatto che è un libro che merita, leggetelo. Un po' di recuperi. Oggi fresco fresco è arrivato questo, uno scambio, Candido di Voltaire, lo sapete ormai tutti, io sto raccogliendo queste edizioni della Mondadori Nere. E Candido era uno dei tanti libri che vorrei recuperare per quanto riguarda i classici, è tenuto molto bene e sono felicissima. Che voi ci crediate o no, io non ricordo niente, non so di cosa parli Candido, ricordo solo che parla di un uomo molto, ma molto sfortunato. E quando lo leggerò vi farò sapere. Questi ve li mostro insieme perché sono regali di Natale che mi ha fatto Marco. Sono felicissima, veramente, sono libri che desideravo tantissimo. E finalmente ce li ho. E sto parlando di Nemici di Isaac Bashevis Singer, penso si pronunci così, e Rebecca, la prima moglie di Daphne du Maurier. Questo qui l'ho voluto più che altro per la trama, perché è una trama veramente accattivante e inoltre lo aveva letto anche un'amica di cui mi fido abbastanza per quanto riguarda le letture. Di cosa parla questo libro? Allora, mi aveva intrigato per la trama e anche perché l'aveva letto un'amica che comunque abbiamo dei gusti abbastanza affini. Il protagonista è Herman, che vive una tripla storia d'amore, così vogliamo dire. Mi spiego meglio. Siamo nel periodo della guerra. E lui si affida ad una donna che lo nasconde, lo protegge, gli dà da mangiare. Insomma, nel periodo appunto in cui dilaga la persecuzione degli ebrei, insomma, è protetto da questa donna e da questa figura appunto così importante per lui, così di riferimento. Finita la guerra, quando la situazione si sistema, ovviamente lui la porta con sé a New York e la sposa. Quindi si sposa. Qualche anno dopo però lui conosce un'altra donna, Masha. Con Masha ha un rapporto per lo più fisico. Lui non riesce a fare a meno del suo corpo, non riesce a fare a meno di lei, hanno un'attrazione chimicissima. Quindi Masha sarà la sua amante.
E già qui la situazione è davvero assurda, perché ovviamente è un continuo fare una doppia vita, bugie e quant'altro. A peggiorare la situazione, un giorno arriva la moglie, Tamara, moglie che lui credeva morta nei lager e che invece appunto è sopravvissuta ed è andato a cercarlo. Capite che quindi è una situazione veramente assurda, una situazione quasi da telenovela e continuerà quindi la narrazione, penso attraverso gli occhi di Herman, che si ritroverà in questa situazione a dover gestire tutto quanto dicendo bugie su bugie e che ovviamente trascenderà in qualcosa che immagino creerà il putiferio. Mi intriga, non ho mai letto nulla di Singer, non so bene come si pronunci, e quindi ho detto dai, partiamo da questo che ha una trama che è veramente bomba. L'altro libro che Marco mi ha regalato appunto è Rebecca, la prima moglie, non avrebbe bisogno di presentazioni, ma anche qui abbiamo la nostra protagonista, il cui nome sinceramente mi sfugge, perdonatemi, che conosce, mi pare a Monte Carlo, il signor Maxime de Winter, un uomo bello, giovane, affascinante, che la vede e si innamora perdutamente. La corteggia in maniera a dir poco spietata finché lei ovviamente non se ne innamora e accetta di sposarlo. Quindi, una volta sposato, si trasferiranno nella casa di lui e quando la nostra protagonista si ritroverà a dover appunto entrare all'interno di questa abitazione, di questo palazzo, si ritroverà un'accoglienza parecchio fredda, perché la servitù è molto 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 affezionata all'ex moglie del signor De Winter, ovvero Rebecca. Rebecca, la prima moglie, appunto, che è forse uno dei fantasmi più ingombranti della letteratura, in cui appunto la nostra protagonista deve cercare di sopravvivere, di riuscire a tenere testa al fantasma di questa donna e riuscire a trovare il proprio posto all'interno di questa abitazione. Non vedo l'ora di leggerlo, è il romanzo più famoso e più amato della Dumouriez e che dire, a tratti mi ha ricordato un po', devo essere sincera, Jane Eyre, non so perché, ma sicuramente è voluto. Sono molto curiosa, mi affascina tantissimo la trama e sicuramente sarà affascinante anche la storia di per sé. Se l'avete letto, ovviamente fatemelo sapere, io so che la Penny tipo lo ama alla follia, ma mi raccomando, anche voi fatemi sapere la vostra. Passiamo poi ad una serie di scambi e parto con un altro thriller psicologico, esattamente come lui era Rebecca, la prima moglie, e sto parlando di Sette tipi di ambiguità di Elliot Perlman. Era uno scambio fatto perché qualcuno aveva trovato qualcosa di interessante nella mia libreria, io quindi ho scelto. È un bel mattoncione. Di cosa parla? Il nostro protagonista è Simon, un uomo, un poeta molto fragile, molto sensibile, che vive la sua vita normale. Ma che soffre per una storia d'amore finita. Lui è ancora follemente innamorato della sua ex fidanzata. Passano gli anni, ovviamente i due non si sono più incontrati, ma un giorno destino vuole che la ex fidanzata di Simon ritorni nella sua vita, grazie ad una serie di conoscenze. Insomma, lui la rivede, la ritrova. Preso un po' dalla follia probabilmente, decide di rapire il figlio di lei e portarselo via. E lì esplodono una serie di cose, insomma, che non sono proprio belle. Non dico altro, mi aspetto tantissimo da questo libro, sembra molto interessante. Inoltre, vabbè, si parla anche della situazione dell'Australia, perché mi pare sia ambientato in Australia, dei carceri che ci sono lì, della situazione sanitaria, tante cose, tantissime cose, tanti argomenti, e quindi mi aspetto tanto da questo libro, spero davvero che sia, che faccia il caso mio, e non vedo l'ora. Altro scambio fatto, questo in realtà l'ho richiesto io, e cioè Tony e Susan di Austin Wright. Mi ispirava innanzitutto perché è una Adelphi, io vabbè, un po' di feticismo per gli Adelphi, però aveva una trama veramente strana, molto strana, perché nella quarta di copertina il narratore parla a te lettore, ciao lettore, ti chiede cose, ti dice cose e ti dice guarda, c'è questa protagonista, Susan,
che riceve un manoscritto e lo riceve da chi? Dal suo ex marito, che gli dice di leggerlo. Ex marito che fantasticava durante il loro matrimonio di scrivere questo romanzo, ma che non l'aveva mai fatto. Dopo che si sono lasciati, ha cominciato a scriverlo. Glielo invia e Susan quindi deve leggere questo manoscritto. Sembrerebbe parlare di cose di cui non ce ne frega niente, ma man mano che andremo avanti con le pagine, man mano capiremo che c'è qualcosa che non va all'interno di questo libro, finché non comincerà a tingersi di tinte sempre più noir e anche noi cominceremo quasi a spaventarci per questo tipo di manoscritto e per quello che potrebbe nascondere. Che dire, la trama già così mi ha catturata e quindi non ho potuto non prenderlo perché sembra veramente pazzesco. Se l'avete letto, fatemi sapere com'è, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, sembra anche bello cicciotto, quindi datemi un responso. Poi un altro scambio, questo qualcuno aveva trovato qualcosa di interessante nella mia libreria, allora io poi ho guardato, ho cercato se c'era qualcosa che potesse interessarmi a me e ho trovato questo, ovvero La morte in mano di Otessa Moshpig, penso si pronunci così. Questa autrice l'ho già sentita perché Alice, che aveva 880, aveva già letto qualcosa di suo. Inoltre aveva una trama veramente accattivante perché racconta di questa anziana signora che abita in un luogo abbastanza sperduto in realtà, trova questo cadavere nel giardino e seppellito insieme a lei c'è un biglietto che dice si chiamava Magda, nessuno saprà chi è stato, non sono stato io comunque, il suo cadavere giace qui. E quindi questa signora anziana si improvvisa un po' detective e prova a cercare di capire chi è stato, chi è lei, perché ce l'ha lei seppellita nel giardino, insomma, una serie di tante cose che la porteranno appunto ad indagare e capirci qualcosina. Mi sembrava un libro carino, magari da leggere in momenti un po' più spensierati, non di certo quando ho voglia di leggere qualcosa di impegnato, vedremo com'è. Andiamo avanti con i recuperi, questo l'ho voluto recuperare perché da un po' che vorrei leggere. La morte di Ivan Illich, che è un romanzo che credo di voler leggere da una vita, e finalmente l'ho trovato, tra l'altro ancora infiocchettato, e niente, racconta proprio del momento in cui sta per morire Ivan Illich, non c'è molto da raccontare. Ho recuperato un libro di cui sono felicissima e non vedo l'ora di leggerlo anche questo, anche se adesso sto leggendo altro di suo, e cioè Pian della Tortiglia di Steinbeck. Sapete che di Steinbeck ho amato Uomini e topi, in questo periodo sto leggendo La Valle dell'Eden, ma questo sarà una delle prossime letture, anche perché questo è il libro che gli ha dato la notorietà vera e propria, che l'ha fatto diventare famoso a tutti gli effetti. Quindi voglio assolutamente sapere cosa si cela dietro questo romanzo. Poi, altro libro che ho voluto recuperare appena l'ho visto subito è stato Kentucky o Kentucky, non ho ancora capito la pronuncia perché sembrerebbe essere Kentucky, di Samantha Schweblin. Allora, la trama è assurda, particolarissima ed è per questo che ho voluto recuperarlo, perché siamo in una società, cioè in una società, siamo normalmente nella società di tutti i giorni, in cui sono stati inventati i Kentucky, ovvero degli animaletti di peluche coccolosissimi, bellissimi, che hanno al posto degli occhi delle telecamere e delle rotelline per potersi muovere. Puoi decidere se avere un Kentucky o essere un Kentucky, nel senso che sono appunto animaletti che sbirciano nella vita delle persone. Chiunque se lo mette in casa sa che dall'altra parte c'è un anonimo osservatore che può guardare la tua vita, sbirciare la tua vita. Cosa succede quindi? All'interno di questa situazione la gente però sembra apprezzare questa cosa, divertirsi. Si cominciano a sviluppare cose sempre più assurde, però forme di voyeurismo, di ossessione ovviamente, e ci saranno situazioni un po' particolari. La situazione più particolare però è quella della nostra protagonista che un giorno trova questo Kentucky lasciato così abbandonato da qualche parte e quindi se lo porta a casa. Una volta portato a casa però noi non sappiamo chi c'è dall'altra parte e quindi scopriremo un qualcosa di molto molto scabroso e forse capiremo per quale motivo quel Kentucky è stato abbandonato. Mi ispira tantissimo, sembra abbastanza irriverente come libro, molto divertente, cioè non sembra prendersi sul serio, non lo so, comunque una volta letto vi farò sapere, mi ispira veramente veramente tanto.
Altro libro che ho preso assolutamente in scambio e che volevo tantissimo è Lo squalificato di Osamu Dazai. L'ho preso più per i consigli, tanta gente lo consiglia, parla di tanti argomenti importanti, come l'importanza di essere se stessi, l'insicurezza che spesso si cela dietro alle persone, dietro alle pagliacciate di una persona, tante tante cose. È una letteratura giapponese, quindi apprezzo anche il tipo di letteratura. Non so assolutamente niente della storia, ma non voglio sapere nulla, voglio gettarmici e basta. Faccio una tripletta e vi mostro molto velocemente dei libri che praticamente sono dei classici, quindi le trame le conosciamo tutti e che ho recuperato in varie edizioni. Il primo è La lettera scarlatta di Hawthorne, in questa edizione Oscar Classici, che appunto, come dicevo, voglio recuperare. E vabbè, anche questa è molto famosa. Si parla di un'adultera che viene bollata dalla società con questa lettera scarlatta, appunto, questa rossa, e di tutte le vicende che la riguardano. I Viceré, non so per quale motivo mi ha ispirato tanto a romanzi stile Il Gattopardo, perciò ho detto, ma sai che c'è, potrebbe interessarmi. Inoltre, questa edizione, che è a dir poco stupenda, quindi ho voluto recuperarla. Infine, questo l'avevo preso con un ordine libraccio di cui vedrete altre cose a breve. Era praticamente iper mega scontato a 1,70 euro, perciò ho detto, sai che c'è, comunque la storia voglio leggerla, quindi lo prendo. Ho preso L'età dell'innocenza di Warthorne. A parte il fatto che, per fortuna, non pensavo mai, è scritto relativamente grande per essere Newton Compton. Volevo leggere la storia, mi interessava per lo più quello. Non la conosco, quindi non ve ne posso parlare, però l'autrice mi interessava tanto conoscerla e quindi l'ho preso poi per quel prezzo, voglio dire. Sempre nell'ordine libraccio c'erano anche questi due. Beh, questo che è I nomi epiceni, di cui vi ho parlato nello scorso video. Se non l'aveste visto, vi invito a vederlo, ve lo lascio su nelle schede giù in info box. Racconta la storia d'amore che c'è tra Claude e Dominique, due persone che hanno nomi che non rivelano il loro sesso, per questo definiti epicini, e della loro storia un po' tossica e quello che c'è dietro alla nascita di questa storia d'amore, perché non nasce in maniera molto genuina. Se volete sapere il perché, leggetelo. E poi vi mostro anche che ho preso finalmente, che desideravo da tantissimo, anche se è tipo rovinatissimo, ma vabbè, Lolly Willows di Sylvia Townsend Warner. Questa è la storia di Lolly, che è una ragazza che è molto molto insipida, molto tranquilla, che non si scompone mai, molto zen, che non, veramente imperturbabile, che vive in una famiglia che forse neanche l'apprezza più di quel tanto. Un giorno, non si sa per quale motivo, le parte l'embolo, decide di andarsene da casa, andare a vivere nei boschi e diventare una strega. E già così io dico, ok, sei mio. Altro libro che ho comprato invece grazie ad un buono Mondadori che ho vinto. Lo so che non dovrei comprare libri nuovi, ma se ho un buono non voglio sprecarlo, ci devo essere sincera. Ho recuperato un libro che desideravo da tantissimo, ma veramente tanto tanto tanto. Finalmente ce l'ho e quest'anno lo leggerò. È Hidden Valley Road o Hidden Valley Road di Robert Colker. La storia di questa famiglia composta da 12 figli, 6 dei quali in età adolescenziale cominciano a sviluppare sintomi di schizofrenia. Medici da ogni parte del mondo li analizzano, li guardano, raccontano la storia di questa famiglia che è forse una delle prime e uniche famiglie a ritrovarsi con tanti casi di schizofrenia. È una situazione un po' particolare e vedremo un po' come vivrà questa famiglia, quali saranno i responsi, eccetera, eccetera. Ne hanno parlato tutti molto bene, dicono che soprattutto a livello di storyline, ma anche di psicologia, del raccontare un po' le cose, non è spettacolarizzante, ma anzi è molto corretto e soprattutto racconta bene le cose, non si inventano niente. Molto apprezzato, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Insieme a questo libro, in quello stesso ordine, ho preso anche questa meravigliosa edizione dei Miserabili di Hugo, perché anche io desideravo leggere I Miserabili. Sono due volumi, questi classici blu, che sono comodissimi. Io di questa edizione ho anche Sherlock Holmes, i quattro romanzi, e non vedo l'ora di leggerlo. È scritto un po' piccolo, la cosa un po' mi preoccupa, però vabbè.
D'altronde, che si può fare? Dicono tutti che questa sia una delle migliori edizioni, non so se sia vero, sinceramente, però comunque mi ispira tanto, spero tantissimo di riuscire a leggerlo un giorno non troppo lontano. Altro recupero che ho fatto è stato Ivanhoe di Scott, anche questo in Oscar Classici. Di questo non conosco niente, so che è una storia d'amore da quel che ho capito, ma non so veramente nulla. Me lo sono voluta tenere proprio così, a scatola chiusa. Tanti lo hanno letto, lo amano, gli piace tanto. E quindi ho detto, ma va bene, mi va bene così, provo. Altro libro che ho avuto la fortuna di scambiare, non pensavo, è stato Il popolo degli alberi di Anya Yanagihara. Ho provato a leggerlo, già qualche post-it è presente. Non so se lo porterò avanti, però, perché mi sta veramente sulle balle il protagonista, non mi sta piacendo il modo di narrare della scrittrice. Penso di dover partire da Una vita come tanti prima di avventurarmi in questo, perché è molto statico, molto monotono e ho bisogno prima di conoscere l'autrice. Peraltro, secondo me, o comunque conoscerla in altro modo, quindi per ora lo metto in stand-by, poi più in là proverò a rileggerlo. Il book club di David Bowie di John O'Connell. Praticamente questa racconta un po' una sorta di biografia di David Bowie e delle letture che ha fatto, dei libri che ha letto e per ogni libro cioè, qual è stato il periodo catartico che quel libro ha seguito, cambiato, influenzato, eccetera, eccetera. Non vedo l'ora di leggerlo, anche perché devo dire che il signor Bowie aveva buon gusto in fatto di letteratura e molti di questi titoli, tra l'altro, sono titoli che io stessa vorrei leggere, tra cui per esempio Arancia Meccanica, Lo Straniero, Lolita, Madame Bovary. Ma anche, cioè, ha letto anche titoli che io magari non conosco, però sono abbastanza moderni, tipo Vedo una banda di idioti, Visioni d'America del Rock, Metropolitan Life, insomma, tanti tanti titoli, ne vedo veramente tantissimi, anche Notte al Circo di Angela Carter, insomma, sono davvero tantissimi e non vedo l'ora di leggere i vari aneddoti che ci sono per ogni libro. Non è un libro che va letto tutto insieme, puoi anche leggerlo a spizzichi e bocconi per ogni libro. E non vedo l'ora, veramente. Altro libro che mi sono procurata, che è adesso in lettura, è La valle dell'Eden di John Steinbeck. Questo libro l'ho rincorso per anni e finalmente ce l'ho. L'ho appena iniziato, ho finito adesso l'introduzione, quindi non vi so dire niente. Non vedo l'ora di cominciare il libro vero e proprio, però ho grandi, grandissime aspettative. Andiamo avanti, un altro libro che ho recuperato e sono felicissima di averlo recuperato sia per l'edizione sia per il titolo in sé, è David Copperfield di Charles Dickens. È bellissima questa edizione, io ne sono terribilmente innamorata, non vedo l'ora di procurarmene ancora e ancora e ancora. Questo l'ho recuperato su Libraccio, in effetti, non in scambio. È bellissima questa edizione, davvero, gente, bellissima. È uno dei tanti romanzi famosi di Charles Dickens, racconta appunto della vita di David Copperfield, quello che ha fatto e che non ha fatto. Non conosco niente di questo racconto e non voglio spoilerarmi niente perché appunto sono curiosa proprio di sapere di per sé di cosa parla. Tutti ne parlano molto bene, è un mattonazzo pazzesco. Sono, quante pagine sono? Sono 1103 pagine, quindi direi che avrò un sacco di tempo per leggerlo. Ad un mercatino ho recuperato questo perché non so, l'ho visto, mi ha ispirata, l'ho pagato la metà, 1,50 euro, è un testo teatrale e ho recuperato Il malato immaginario di Molière. Di Molière non ho mai letto nulla, perciò quando l'ho visto ho detto, ma sì, ma perché no, scusa, è un testo teatrale tra l'altro, quindi anche abbastanza snello, proviamoci, proviamo. Poi in un altro scambio ho recuperato un libretto piccolino, La morte della pizia di Friedrich Dürrermatt. Dürrermatt, difficile da pronunciare questo nome. Comunque, qui abbiamo temi mitologici greci. Abbiamo questa pizia che credo sia un po' un oracolo, una cosa del genere, e che appunto è un po' irriverente, un po' stufa di questa gente che viene lì a chiedergli consigli, cioè si è rotta un po' le scatole. E niente, vedo che vengono citati personaggi come Edipo, Delfi, quindi.
Sono curiosa, mi intriga, devo essere sincera, anche solo per i titoli che i personaggi che vengono menzionati. Non so niente della storia, me l'ha caldamente consigliato Sebastiano. Inoltre, Dürer Martin è uno degli scrittori che un po' mi ispira. Di suo penso che un giorno leggerò La Promessa. Altro libro che vi mostro, anche se ve l'ho già mostrato un sacco di volte, però è arrivato con gli ultimi scambi, appunto, è Billette di Charlotte Bronte, lo conoscete, ve ne ho già parlato in abbondanza per quanto riguarda le mie aspettative, lo leggerò quest'anno. Volevo leggere altro di Charlotte Bronte, questo è un po' più maturo, con una forte componente autobiografica. Vedremo un po' com'è. Ho preso poi Hugo e Rose di Bridget Foley. Anche qui qualcuno aveva visto qualcosa di interessante nella mia libreria. Io ho visto questo e ho detto: ma sì, scambiamolo. E è molto carina la trama in realtà. Sembra un libricino molto simpatico. Racconta della nostra protagonista Rose che tutte le notti sogna questo ragazzo di nome Hugo. Un ragazzo che comunque sembra essere il suo migliorissimo amico in questi sogni. Un giorno nella realtà lo incontra. Incontra un ragazzo che gli somiglia tantissimo e quindi scopriremo un attimino se i due si incontreranno, sicuramente si incontreranno, chi è, chi non è, come ha fatto, come mai lo sogna sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Mi ispira tantissimo, sembra un libro de delizioso, vedremo. Altro recuperone di cui sono felice, sempre di Dickens sto recuperando la qualunque, dovrei fermarmi anche perché comunque sono belli tosti i suoi libri, però tutta colpa di Arianna Bonardi, mannaggia a te, sto parlando del Circolo Pickwick di Dickens, anche questo mi ispirava tantissimo e non vedo l'ora di leggerlo, non so neanche di questa la trama e quando mai. Però appunto è Dickens e quindi mi fido. Altro libro che ho preso in scambio, anche qui qualcuno aveva trovato qualcosa di interessante, io ho spulciato e ho trovato questo. Ho preso Circe di Madeline Miller, che dire, ne hanno parlato mari e monti, quindi non sto neanche a citarvi la trama, si parla sempre comunque di mitologia e si parla del personaggio di Circe. Non vedo l'ora di leggerlo, ho sentito veramente recensioni entusiaste, lo leggerò nel 2023. La mia voce se ne sta andando. Ho recuperato in uno stesso scambio Carmen ed Eros. Carmen di Prosper Mérimée ed Eros di Giovanni Verga. Carmen è la storia di un uomo che si innamora perdutamente di Carmen, questa donna. Una donna però che è una donna un po' corrotta, che ha a che fare con la malavita, con gente poco raccomandabile, che lo butta un po' insieme a lei in questo casino pazzesco e in situazioni veramente brutte. E niente, leggeremo un po' questa situazione, queste situazioni un po' rocambolesche, che investiranno il nostro protagonista. Mentre Eros racconta del marchese Alberti, che è un seduttore incallito, che a furia di sedurre però tutte queste dame si rende conto di essere completamente incapace di amare. È una storia che viene definita largamente autobiografica, mi ispirava e perciò l'ho tirato su. Continuiamo con un altro libro che leggerò nel 2023, e cioè Voglia di tenerezza di Larry McMurtry. Un libro con una trama incasinatissima, ma mi è piaciuto proprio per questo. Larry McMurtry, tra l'altro, è lo stesso autore di Lonesome Dove, quindi siamo comunque in ambientazione western o comunque in quelle zone lì. La nostra protagonista è Aurora, in realtà è una delle nostre protagoniste, una donna di mezza età, molto bella, molto ancora ben soda, molto, insomma, un bel corpo, un bel fisico e quant'altro, ma è una rompiballe pazzesca, molto irriverente, molto fastidiosa. Una donna però molto sicura di sé, che ama le attenzioni, ama corteggiare e farsi corteggiare. A differenza sua, Emma, la figlia, è l'esatto opposto, una ragazza molto, non saprei neanche come definirla, molto malinconica, molto tranquilla sulle sue, che tra l'altro è alle prese con un matrimonio che è un vero disastro, proprio sbagliato, dopo 2 anni il marito neanche la guarda più, e spera che con l'arrivo di un figlio il matrimonio possa ristabilirsi e ritrovare un equilibrio. Cosa che ovviamente manda in bestia Aurora perché lei non vuole essere nonna, non vuole farsi vedere come nonna e quindi non è ben contenta. A queste due storyline si aggiunge anche la storia
di un'altra donna, e cioè Rosie, la donna, la governante di Aurora, che dopo un tot di anni scopre che il marito se la fa con la sua padrona, ovvero Aurora. Insomma, un intrigo dietro l'altro, pazzesco, divertente, irriverente. Non vedo l'ora di leggerlo. E cerco di sbrigarmi perché inizio a perdere la voce e la batteria sta andando, quindi manca poco, però mi sbrigo. La scultrice di Pia Rosenberg praticamente racconta della vita, o meglio di come si sono incontrati Rodin, lo scultore, e la moglie, anche lei scultrice. E racconta un po' la vita di lei, soprattutto chi era, cosa faceva, come non faceva, in maniera ovviamente romanzata, come tutti i racconti e i romanzi di questo tipo di Neri Pozza slash Beat, visto che in questo caso è della Beat, e mi ha ispirato tanto, anche perché appunto la figura di Rodin mi piace, mi piacciono le sue opere, però al tempo stesso è un personaggio che non ho mai conosciuto a pieno. Prossimo libro che ho preso in scambio, e questa è tutta colpa di Lettrice tra le ombre, Jessica, che ne ha parlato talmente bene che me ne sono innamorata e perciò ho detto no, devo leggerlo, devo sapere. Sto parlando di Solo la pioggia di Andrei Longo. Siamo all'interno di una famiglia, di questi tre, ci sono questi tre fratelli che ogni anno, il giorno dell'anniversario della morte del padre, si riuniscono e fanno una cena tutti insieme. Questa sera in particolare è una sera di pioggia, alzano tutti un po' il gomito e vengono fuori delle verità forse un po' scomode, vengono fuori delle confessioni che non si sono mai fatti in 11 anni che hanno sempre avuto queste cene tra di loro. Sono tre fratelli che tra l'altro lavorano insieme per queste aziende edile. E niente, mi aveva convinto molto appunto Jessica perché ne parla in maniera strepitosa, dice che è un libro veramente pregno, molto, molto ben fatto, sentimentalmente parlando sconvolgente, e ho voluto provare perché mi ha proprio, non so, è come se questo libro mi avesse chiamata letteralmente, inoltre piccolino, quindi non ho avuto tutto questo gran terrore. E ho preso in scambio Notti al circo di Angela Carter, anche se io ho come sospetto di avervelo fatto vedere, però va bene, nel dubbio ve lo rimostro, che racconta appunto le vicende di questi personaggi circensi e di quello che accade al suo interno. Mi è piaciuto tantissimo il modo in cui ne hanno parlato nel podcast Monstru Umana, in cui raccontano proprio per bene tutto ciò che c'è all'interno di questo libro, raccontandone anche le mostruosità, perché appunto il tema di quel podcast è il mostro all'interno della letteratura, e anche qui sono presenti dei mostri. E mi hanno talmente incuriosita che ho detto no, devo leggerlo, voglio sapere anch'io di che cosa parlano, a cosa si stanno riferendo. E mi ispirava tanto anche l'autrice, che era un'autrice che volevo conoscere, ma non avevo idea di dove partire. Poi, sempre per un recupero classici, ho preso Il rosso e il nero di Stendhal, libro che lessi tanto tempo fa, non mi aveva fatto impazzire, non l'avevo finito in realtà. Però penso di essere stata ancora troppo poco matura per poterlo leggere e perciò voglio dargli una seconda possibilità. So che è piaciuto tanto a Marco e quindi voglio riproporlo. Ripeto, io penso di averli già mostrati questi libri, però ve li rimostro lo stesso perché nel dubbio almeno ve li ho mostrati. Memorie di ragazza della Ernaux, colei che ha vinto il premio Nobel per la letteratura quest'anno. Volevo leggere qualcosa di suo. Sinceramente ero più propensa a leggere L'evento, però anche questo mi ispira. Sotto gli alberi di Thomas Hardy, sto recuperando il mondo, non lo so neanche io perché, ha delle trame veramente accattivanti, ogni suo libro mi ispira sempre e anche questo mi ispirava tanto. Infine, questi ve li mostro insieme, ho recuperato Cyrano de Bergerac che leggerò quest'anno, lo avrete già visto perché ne ho parlato in altri video su appunto quello che leggerò quest'anno, e La signora delle camelie di Dumas, che appunto è un libro che volevo recuperare innanzitutto per l'edizione, anche se è un po' rovinatina. E appunto un giorno penso che leggerò questa storia, non so quando, ma lo farò, e quindi ho voluto procurarmi questo libro qui. Dunque, outfit diverso, voce diversa, sono un po' sofferente, quindi farò una cosa molto breve, però è un altro giorno. Nel frattempo è arrivato un altro libro
E ci tenevo veramente tantissimo a mostrarvelo perché questo è il primo regalo in assoluto che avete fatto al canale. E io sono felicissima, è il primo regalo che ricevo da parte di qualcuno. Sono veramente felice, sono veramente commossa, io non me l'aspettavo, in tutta sincerità. Metto sempre a disposizione quella wishlist, ma senza pretese, sinceramente. E invece è arrivato un regalino, bellissimo, sono felicissimo, un regalo che ho apprezzato tanto, ed è I doni della vita di Irene Nemirovsky. Scusate, sarò molto breve, la trama è semplice, parla della storia di Ardelot, se non ricordo male il nome di quest'uomo, che è promesso sposo ad una donna, ma lui è innamorato di un'altra donna ancora e la sua famiglia non gli permette di sposare la donna che ama in quanto appartenente alla classe borghese. Il giorno prima del matrimonio, però, lui decide di sposare ugualmente la donna che ama e non quella che i genitori hanno scelto per lui. E da qui vedremo un po' l'andazzo della sua vita. Non mi dilungo oltre, diciamo che la bellezza di questo libro è il fatto che abbiamo sempre come sfondo la prima guerra mondiale o comunque il periodo delle guerre mondiali. E volevo leggere qualcosa del genere senza però dover affrontare per forza Sweet francese, perché comunque non lo so, non mi sento pronta. Questo mi sembrava già più adatto a ciò che cercavo. E veramente sono commossissima, felicissima e non vedo l'ora di leggerlo. Quindi davvero grazie, ringrazio Emiliano per avermelo regalato. Si chiama Emiliano, colui che me l'ha regalato. E che dire. Grazie, sono veramente felice, non vedo l'ora di leggerlo, di portarlo qui sul canale e veramente mi ha riempito il cuore. Comunque, anche questo è uno dei libri che desideravo tanto, tanto, tanto leggere dell'autrice. Chi lo sa, magari partirò proprio da questo, spero proprio di sì. E quando ne parlerò, ovviamente lo saprete. Niente, vi lascio all'outro. Ciao! Bene, questi erano tutti i libri che ho recuperato tra novembre e dicembre. Spero davvero di darmi una calmata quest'anno perché si stanno moltiplicando i libri. Cioè, praticamente nella mia libreria non è rimasto quasi niente dei libri che ho letto. Ci sono solo libri che devo ancora leggere. Quindi direi di andarci un po' più piano, così da poterli recuperare e leggerli pian piano. Fatemi sapere quali di questi libri avete letto, quali vi ispirano, quali leggerete anche voi. Tutto, voglio sapere tutto, sono stra curiosa. Io vi ringrazio per avermi ascoltata, la mia voce se ne sta andando, quindi bando alle ciance. Tutti i libri che vedete qui, per quanto mi è possibile, ve li linkerò. Anche in questo caso, essendo che sono tanti, vi linkerò soprattutto i libri in Amazon. Quelli che trovo usati ve li linko col libraccio. Il resto, vabbè, mi spiace, ma lo spazio è poco, i link che posso generare sono pochi. E niente, io vi ringrazio ancora per avermi ascoltato, per aver visto questo video. Vi auguro un buon inizio anno, spero che sia sereno per tutti. Noi ci vediamo con un prossimo video, ancora grazie e buona giornata. Ciao!